Radio Radicale, questa mattina alcuni attivisti di ultima generazione hanno imbrattato la facciata di Palazzo Madama, sede del Senato in corso Rinascimento. Lo hanno fatto con un estintore colpendo la facciata principale dell'ingresso al Senato della Repubblica. L'attacco dei cinque attivisti si è svolto intorno alle ore 7:40 di questa mattina, circa 20 minuti prima che aprisse Palazzo Madama per la consueta giornata di lavoro dei dipendenti del Senato. I cinque attivisti che sono stati bloccati quasi immediatamente dai carabinieri che hanno due postazioni davanti Palazzo Madama sono stati portati per accertamenti in commissariato per affinché venisse vagliata la loro posizione dopo questo brutale attacco alla sede del Senato della Repubblica. Come vedete, in questo momento la polizia scientifica sta facendo i rilievi davanti alla sede del Senato. E domani si riunirà il Consiglio di Presidenza del Senato per prendere dei provvedimenti sulla sicurezza di Palazzo Madama. Ricordiamo che questa è la seconda volta che gli attivisti di ultima generazione colpiscono a Roma. Lo avevano già fatto il 4 novembre scorso al Museo del Corso, quando avevano imbrattato una tela di Van Gogh, il seminatore. E anche in quel caso sono stati fermati immediatamente questi ragazzi. Si tratta di un attacco grave sul quale il Presidente del Senato è immediatamente intervenuto e sul quale l'amministrazione del Senato chiederà dei provvedimenti alle forze dell'ordine per controllare meglio il Senato, che come potete vedere si trova in corso Rinascimento, che è un'area molto trafficata. Gli attivisti probabilmente hanno approfittato del 2 gennaio per poco prima dell'apertura del Senato per colpire la sede di Palazzo Madama. Queste sono le immagini di Palazzo Madama questa mattina, mentre sono ancora in corso i rilievi della polizia scientifica.